Sembra che siamo abbandonati a noi stessi perché nessuno fa niente. Il defibrillatore in memoria di Giulio Tulimiero, rubato e devastato, è solo l'ultimo episodio di vandalismo lungo Corso Vittorio Emanuele. Escrementi, materassi, sedie rotte, il salotto buono della città si presenta così, per non parlare del sabato e la domenica sera. Orde di ragazzini indisturbati devastano tutto ciò che trovano a tiro. Residenti e commercianti sono stufi, i controlli sono pari a zero. Qualcuno la prende con ironia, ricordando il recente paragone di festa con il boulevard di Montreal. Ci mancano i canadesi, però diciamo che l'educazione è diversa, il senso civico è diverso. E io da commerciante posso dire che quasi un giorno sì, un giorno no, la mattina apro per togliere gli escrementi dei cani. Addirittura il sindaco lo paragonava a una città del nord d'Europa, però poi se non lo controllano finisce che... È anche come il vandalismo che ci fu al Rosario. Cioè, lo stesso sono sempre loro. Ci vorrebbe più controllo. Il sabato sera, la domenica sera, i ragazzi, si sa, sono ragazzi, sono vivaci. Bisogna calmare gli animi. Bisogna partire dalle scuole. Gli insegnanti devono impartire lezioni di educazione civica. I vigili urbani oppure le forze dell'ordine camminano sempre in macchina. E a piedi non ci sta nessun controllo. Le forze dell'ordine si impegnano sicuramente a fare quello che possono, ma quello che è importante è l'adesione dei cittadini affinché possano dare voce e segnalazione a quelli che sono episodi così gravi. Quando poi si arriva a vandalizzare un defibrillatore che può servire a salvare la vita di una persona, ragazzino, non si tratta proprio, scusatemi il termine, di una grossa c***a.